sì, punti molto importanti che ci permettono di stare per qualche ora secondo in classifica. Siamo partiti molto bene nel giro di ritorno, siamo molto contenti, però continuiamo con questo profilo basso perché vogliamo fare una seconda parte di stagione importante. Ancora una Roma dal doppio volto, però in positivo, cioè sembrerebbe quasi studiarsi bene l'avversario nella prima frazione di gioco e poi cambia scala la marcia in terza e segna 3 gol. Siamo una squadra che ha un'ambizione molto precisa, che è quella del giro di ritorno di migliorare i punti fatti in quelle di giorno d'andata, sa che ha la reale possibilità di farlo, sa che deve dimostrare ogni volta che giocherà anche fuori casa contro squadre medie sulla carta inferiore che deve giocare per vincere, quindi stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ecco, questa è una Roma anche che secondo quello che sembra Ranieri cerca di centellinare anche a livello psicologico, cioè sono dei giocatori che forse non riescono ad sopportare i 90 minuti di gioco sotto il profilo appunto psicologico oppure no? No, l'allenatore ha la responsabilità della gestione della squadra, fa le sue scelte, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche comportamentale, degli atteggiamenti. Quindi... Dico questo perché è una Roma che non subisce più reti negli ultimi minuti. È una Roma che? Che non subisce più reti negli ultimi minuti, come magari è accaduto qualcuno. Non siete mai più contenti, quando non va bene la fine, va bene, cioè, ci vuole un po' di equilibrio. Credo che dovete essere onesti e dire che senza fare tanto clamore, senza alzare troppo la voce, stiamo lavorando anche per far capire ai nostri giocatori che prendere consapevolezza che questa è una squadra importante con più giocatori per ogni ruolo può essere anche il vero salto di qualità che la squadra può fare in futuro, quindi se tutti quanti cominceremo a ragionare con questo tipo di atteggiamento credo che daremo grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. La scelta di posticipare a giovedì la partita di Coppa Italia? E noi vogliamo giocare mercoledì. Però ormai questo qua è andato di fatto, ci fanno giocare di giovedì, non ci mettiamo qua a piangerci addosso, non troveremo mai una scusa, un alibi perché non possiamo fare il risultato, quindi dovremo essere molto bravi a gestire bene la partita di giovedì e quella dopo di domenica col Bologna, perché non dimentichiamoci che a noi interessa moltissimo andare a fare i punti a Bologna. Vado là che mi è stata fatta una domanda che non ho... Volevo tornare su quello che diceva prima lei, direttore, sì. La difficoltà maggiore è far capire a tutti i giocatori che in questo momento anche il discorso del turnover va accettato e se alcuni lo stanno ricevendo con maggiore difficoltà. Guarda, più che vada accettato è che i giocatori che restano in panchina della Roma, chiunque di questi giocatori può giocare titolare in qualunque squadra di Serie A, dall'Inter in giù. Quindi non è semplice ed è la prima volta credo che la Roma abbia una rosa così ampia, con così alta competizione, quindi ci voleva un po' di tempo, ci vorrà ancora un po' di tempo, nel momento in cui però capiremo tutti che è più importante il noi che l'io, credo che noi da questo punto di vista faremo un grande salto di qualità. La squadra è sulla strada giusta per poter fare questo, quindi siamo abbastanza fiduciosi per il futuro. Non è semplice, perché immaginatevi i giocatori che restano in panchina ogni tanto, non è una cosa semplice, però noi senza fare clamori, senza neanche tanto voler apparire tanto, ogni giorno stiamo lavorando per cambiare questo tipo di mentalità. Ecco, l'ha detto lei, direttore, i giocatori di tutto, quindi magari di maggior classe, sanno di poter giocare titolari anche in altre squadre, quindi c'è un po', soprattutto nella fase di mercato che ancora deve chiudersi, no? Qualche sirena che arriva, che può... Il mercato chiude quando è a fine mese, nessuno dei nostri giocatori andrà via perché siamo una squadra che è in lotta su 3 manifestazioni, Coppa Italia, Champions League e Scudetto. Non diamo via nessuno, anzi se potessimo ne compreremo ancora. Direttore Totti 250 gol. L'ultima. Sì. Non ci sono più parole, avete visto anche comunque quando è uscito dal campo. Poi credo che stasera Francesco non soltanto abbia giocato una buona partita, ma è stato generosissimo, ha giocato quasi sempre per gli altri, ha rincorso. A un certo punto nella parte finale sono rimasti avanti le 2 punte, Menez e Vucin c'erano fermi avanti, lui è corso indietro a recuperare una palla davanti alla difesa. Insomma, se non è il capitano questo, più di così non so cosa possa fare. Signori, grazie.